Eccoci live, buonasera a tutte, buonasera a tutti, benvenuti a Self-Portrait as Myself, il penultimo incontro di questo 2023. Come sapete, una serie di dialoghi attorno a fotografia, autobiografia e identità, in collaborazione con Fondazione Forma e sempre con la collaborazione, la partnership del Centro di Fotografia, Arte e Femminismo del DAMS Università di Bologna e grazie anche a Fujifilm Italia. Vi ricordo che nell'ultima parte dell'incontro, come ogni volta, avremo un momento per le domande e vi ricordo sempre, come ogni volta, di non farle all'ultimo momento, altrimenti non riusciremo a leggerle tutte. Io voglio dare il benvenuto stasera a Tony Torimbert. Ciao Tony, benvenuto. Ciao, ciao a Ciao. tutti. Allora, non avrebbe bisogno di presentazioni, ma siccome le faccio ogni volta, le faccio lo stesso e stavolta però leggo anche perché abbiamo una carriera un po' lunga da riassumere. Tony inizia a fotografare documentando le tensioni sociali e politiche negli anni 70 e negli anni 80 collabora con numerose riviste nazionali e internazionali, realizzando prestigiose campagne pubblicitarie. Nel 95 riceve il premio Art Director Club AFIP per la creatività nel ritratto fotografico. Pubblica diversi libri. Nel 2020 riceve il premio Arturo Gergo alla carriera, quindi poi questa carriera dovremmo cercare il modo di riassumerla, abbiamo trovato una via per riassumerla e da anni ormai insomma è anche un educatore, insegnante e un didatta. Allora, Tony, io partirei subito dalle immagini, visto che stasera abbiamo poco tempo, e appunto riassumere, diciamo, tutto questo tuo lavoro di tanti anni, anche i vari ambiti in cui poi tu ti sei mosso in questi anni. Non sarà semplice, perché il tempo è poco, però abbiamo pensato di provare a raccontare questo tuo percorso in una chiave un po' inedita, che parte da questo nuovo libro a cui stai lavorando, di cui non possiamo spoilerare il titolo, ma sappiate che io lo so, ma non lo spoilererò, che è proprio un'autobiografia attraverso le immagini, quindi è un raccontare te stesso attraverso le immagini che hai scattato. Volevo iniziare chiedendoti innanzitutto, partire dalla fine, diciamo, no? Chiederti come ti è venuta questa idea o questa esigenza, insomma, di lavorare a una tua autobiografia attraverso gli scatti che hai fatto in questi anni. Beh, sai, il dato anagrafico fa, arriva un punto che quando hai totalizzato praticamente 50 anni di carriera fotografica, ti viene voglia di raccontarla, però naturalmente le opzioni sono tante. A me piace scrivere, io per più di 10 anni ho tenuto un blog, che di fatto in rete esiste ancora. Si chiama The Blog Behind the Images e anche lì c'è sempre il discorso del parlare con le immagini, sulle immagini o attraverso le immagini. Quindi questa è una cosa che io mi porto dietro da molto tempo. Allora, diciamo che a me piace scrivere, quindi ho voluto raccontare un po' il mio percorso attraverso le foto che ho fatto. Quindi non tanto raccontare le foto quanto raccontare me attraverso le foto. Adesso poi vedremo se sarà così o no, Livo. Credo di sì, mi sembra che stia venendo più o meno così, ma ci lavoro mai da tempo immemorabile, perché è un volumone, tipo saranno 400, adesso taglieremo qualcosa, ma sono tipo 400 pagine. Sono molte foto e molti testi. In che modo secondo te è diverso da una classica retrospettiva questa idea di libro? Allora, intanto si divide in due grandi capitoli, il come e il cosa, ok? Quindi ha un aspetto, per esempio, io parlo approfondendo molto, per esempio, tutta la questione delle macchine fotografiche. Non che a me me ne freghi più di tanto, diciamo, però va detto che io mi trovo nella condizione particolare, diciamo, di aver vissuto pienamente, diciamo, l'era analogica e pienamente l'era digitale. Quindi sono, diciamo, nella posizione perfetta per raccontare questa trasformazione, anche se il libro di fatto non parla di questo,
Però raccontando tutte le macchine che ho usato, io sono stato un grande eclettico, raccontando tutte le macchine, le pellicole, gli obiettivi, non è un libro tecnico, ma racconta di come questi strumenti, che sono gli strumenti della scrittura fotografica, modificano o ti modificano l'atteggiamento tuo e di chi ti sta di fronte. E quindi oggi, in un momento di ipersemplificazione delle macchine fotografiche che si somigliano tutte, io posso portare il contributo di come in passato il nostro lavoro è stato modificato dai mezzi che usavamo, per esempio. Questo è abbastanza Certo. interessante, credo. Io sono nata come fotografa verso la fine dell'era analogica, quindi insomma ho studiato che c'era Photoshop 1 a un certo punto e questo passaggio me lo sono vissuto in maniera piuttosto impegnativa, mettiamola così, perché io provengo comunque dalla fotografia analogica anche se per diciamo pochi anni. Comunque questo sei tu, giusto? Sì, questo qui è super analogico. Questo a me piace molto questo autoritratto perché ho inizio con un autoritratto perché insomma questo dialogo, no? Self-portrait as myself. Allora, questo qui, dove oggi a Milano ci sono i grattacieli della Samsung, c'era un Luna Park. E la cosa bellissima, che purtroppo adesso non esiste più, è che tu sparando, colpendo il centro, veniva fatta una foto, una Polaroid. E quindi questa è una Polaroid e non sono io che sparo, sono io che mi faccio un autoritratto, col fucile però, con tutta la questione dello shooting, di tutto quanto. Bello simbolico. Andiamo avanti. Allora, qui andiamo avanti con un altro autoritratto. Questo qui avevo, credo, 14 anni, mio papà faceva il grafico, aveva in studio un fotografo, che infatti aveva le lampade, la camera oscura, ed è stato un po' lì, a dire la verità, all'epoca suonavo la batteria, però diciamo comunque sta fotografia girava, capito, in giro. E questa è una foto veramente di me giovanissimo, quando ancora non pensavo neanche di fare il fotografo. Quindi anche a questa sono un pochino legata, diciamo, sentimentalmente. Poi, se andiamo avanti, c'è sempre un aspetto un pochino biografico, come tu hai ben letto dalla bio. Io ho iniziato negli anni 70, io sono quello a destra, tutto a destra, con i capelli lunghi. E questa è una foto, tra l'altro, vabbè, meravigliosa di Giovanna Calvenzi. E invece tutto a sinistra c'è Dario Fo, il 1974, e a una manifestazione alla Palazzina Liberty. Io scatto esattamente da quel gradino, se passi alla foto successiva, questa foto che è diventata ed è stata usata, che è diventata tutta una storia, diciamo nel movimento antagonista e diciamo in una certa cultura underground dell'epoca. Fu una foto realizzata per Lotta Continua. Cioè pubblicata per la prima volta dal giornale Lotta Continua e Perché poi è qua. stata pubblicata nel disco degli Aria, insomma, è una foto che ha segnato un pochino un'epoca. Quando ci siamo sentiti, non l'abbiamo detto, ma penso che tutti lo sappiano, insomma, tu comunque hai iniziato con il reportage. Io inizio con il reportage, è abbastanza interessante questo perché la mia fotografia aveva senso per me all'epoca solo in quanto impegno sociale. Certo che la musa della fotografia mi aveva già chiamato in termini di estetica, in termini mi aveva già sedotto, diciamo, nel suo potenziale di linguaggio e di racconto. Però per me la fotografia, per dire, dopo lo vediamo, cioè io non sapevo cos'era la luce, cioè lo sapevo perché facevo l'assistente. E certamente lì ho imparato a mettere le luci, diciamo, no? Perché il mio capo faceva still life, quindi però non ci ho messo un po' a fare il nesso tra la fotografia e la luce, cioè banalmente va detto, scrivere con la luce. Però possiamo, poi ci arriviamo.
Vabbè, queste sono foto di quell'epoca, gli anni 70. Ecco, questa qua, per esempio, è il mio esame, è simbolica del mio esame all'umanitaria, la scuola che ho fatto. Ed è ecco, queste foto sono il mio esame mi hanno promosso comunque. E questo era il tuo quartiere, giusto? Questo è Sì, questo qui Pioltello. è il mio quartiere tra Cernusco e Pioltello. No, qui è già Pioltello. Io ero ai confini tra Cernusco e Pioltello. Questi ragazzini sono praticamente, non sono miei coetanei, io avevo 16 anni, ma anche qui andavo a scuola, ma suonavo ancora la batteria quasi come oltre a spacciare qualcosa. Diciamo che i miei mestieri erano altri. La fotografia era un modo di andare lì. E fare queste foto, capito, interagire con questa realtà, e quindi eccoli Questa qua. era la tua realtà, e te, cioè Sì, che cosa? certo, sì, certo. No, allora diciamo questo: io dico sempre, il linguaggio mi ha salvato, cioè poter dire questo mi ha salvato, ma mi ha salvato dall'eroina, da tante cose che poi altre persone. Contigue alla mia esperienza, anche amici, rapine, uccisi, regolamenti di conto. Quello, in fondo, alla fine, quando ci penso, penso, ma certo, perché io no? Perché io ra già raccontavo questo e quindi in una qualche maniera mi sono salvato proprio grazie al linguaggio, cioè al privilegio di raccontare. Certo. Ecco qui un'altra periferia, Quarto Giaro, qui siamo già verso la fine degli anni 70, e qui per esempio un po' ispirato da alcune correnti della fotografia americana di quegli anni, avevo iniziato ad usare il flash diretto, diciamo, come una maniera di fare chiarezza, no? Cioè, fino alle foto prima siamo ancora nel mondo di Berengo Gardini in un certo senso, cioè nel mondo o dell'Aldo Bonasia, per esempio, grande reporter per il quale io lavoravo, o comunque diciamo di quella chiave reportagistica che vede la luce, the available light, come la luce che non va modificata in un certo senso. Invece qui arrivavano degli esempi, Bill Owens tra tutti, che cominciano a usare il flash per dire non ci interessa l'atmosfera, noi vogliamo vederci chiaro, capito? Sì, e anche Ouigi mi viene da dire, no? Per certi versi, c'è Sì, comunque certo. tutta un'onda della fotografia americana che lavorava su questa, con questa luce che è estremamente cruda. No? Da un Sì, lato. e poi andrebbe detto che la luce del flash sopra la macchina. Allora, qui, per esempio, in questo reportage già ci sono i semi della mia carriera nella moda, per esempio, per assurdo che possa sembrare. Perché queste foto sono staged, cioè sono verosimili, cioè partono da una realtà verosimile, ma sono fatte apposta per la foto. Cioè, lui effettivamente è un panettiere, a parte che adesso fa il fotografo, anche bravo, eccetera. L'altro aveva messo a suo tempo i volantini pubblicitari, ma non lo stava facendo in quel momento. Cioè, e quella luce, il flash, è l'unica luce che non scimmiotta la luce naturale. Cioè, è uno specifico assoluto della fotografia, questo flash, in natura non esiste. Ma è come se fosse più, diciamo, un momento, come se assomigliasse ad un momento rubato, secondo te, cioè qual è la qualità al di là appunto della durezza, cioè è come se fosse. Io lo collego simbolicamente all'idea di abolire l'ombra. Quindi in termini di significato, abolisce l'ombra e mette tutto in luce sullo stesso piano. Ok, quindi queste erano persone che effettivamente, cioè, Sì, conoscevi, certo, era vita di periferia, questo uscì su osato. Amittare, un lungo servizio. Poi avevo vinto anche un altro premio dell'AFIP con questo servizio che mi aveva pubblicato l'Italo Lupi, grande art director a cui devo tantissimo.
Però diciamo, vedi che dai bambini, dalla ragazzina col pugno a questi già il linguaggio cambia perché, come dire, il reportage diventa antropologia, cioè richiede la partecipazione del soggetto fortemente al progetto stesso, no? Mentre la ragazzina, io l'ho conosciuta 50 anni dopo la foto. Perché lei vive in Brasile, alla fine ci siamo incontrati dopo 50 anni grazie ai social, ma lì non chiedi collaborazione, lì tu fai cose, qui invece fai insieme al tuo soggetto ed è per questo che è alle radici della fotografia pubblicitaria, di moda, di cosa, perché crei situazioni verosimili, ma che non stanno succedendo veramente in quel momento. Qual è la tua relazione, diciamo, ad oggi sarà sicuramente cambiata, ma all'epoca qual era la tua relazione con questa idea che il fotografo debba essere un testimone trasparente, non esserci? Perché per esempio io su di me l'ho vissuto molto, no? Io ho cercato all'inizio di essere completamente trasparente, invece sono un macigno e quindi tutta questa anche fotografia, diciamo, più tradizionale che ho studiato a scuola, eccetera, parlava proprio nel reportage specificamente del fatto che il fotografo doveva essere il meno ingombrante possibile, Ma no? sì, no, scusami, no, non volevo Prego, interrompere. dimmi, dimmi. No, no, Vabbè, certo, ma io, diciamo, il mio eroe è stato il mio primo eroe. Guarda, possiamo andare addirittura, ecco, alle mie ispirazioni. Il mio eroe, il libro che vediamo a sinistra, è Tokyo di William Klein, è la mia copia che ho comprato più di 50 anni fa, ormai un po' si vede, di Tokyo. William Klein. È stato diciamo, il mio ispiratore principe. Quindi è chiaro che lì, diciamo che Klein, fa parte della realtà che fotografa, anzi, direi che la produce, no? Al contrario di Bresson, che invisibile, coglie qualcosa che succederebbe anche se lui non ci fosse, soprattutto all'inizio, Klein produce le fotografie con la sua presenza, fa diventare la realtà una sua fotografia, quindi ha voglia. No, no, io ero totalmente, diciamo, per entrare nella realtà. Poi devo dire, negli anni, invece, e per esempio oggi, nella fotografia contemporanea, l'idea, per esempio, di cogliere un attimo. E anche la capacità, non solo l'idea, ma lo skill di cogliere un attimo che senza, come dire, modificarlo e coglierlo in modo significativo è una bella abitudine che è stata completamente persa, con mio dispiacere. Allora, qui ci sono qualche ispirazioni, diciamo, caposaldi, no? Ma Tulsa non solo è un caposaldo per me, perché è figo, Larry Clark, noi spacciavamo, ma perché la grande ispirazione di Tulsa è che lui parla del suo mondo, cioè che è quello che poi io ho fatto. Cioè io sono andato sempre malvolentieri più in là dell'isolato a fare le foto. Certo, nel fare il fotografo di moda a un certo punto sono finito in isole, giuro, sono andato in isole a fotografare che non so neanche come si chiamavano, non me lo ricordo, non so dove ero, capito? Mi ci portavano, ma questo non era bene, non era quello che io volevo, hai capito? A me piace quella roba di non andare lontano, di stare molto vicino a se stessi. Bello. Vabbè, Avedon, per forza. Dopo parleremo un po' del bianco. Oh yes. Voglia. Ok. Vabbè, Mulas, cioè la Bibbia, non possiamo farne a meno. Andiamo oltre. Ma insomma, per dire che a un certo punto, e questo veramente, sì, va sempre detto, adesso, insomma, noi abbiamo bisogno di grandi ispiratori, ecco. Forse pubblicando questi libri. Voglio dire, ispiriamoci da coloro che hanno aperto le strade, non da quelli che li stanno percorrendo adesso,
come dire, per la centomillesima volta, ok? Perché purtroppo Instagram ci porta a pensare che il nostro vicino di casa sia capostipite di qualcosa. Vi do questa notizia, molto probabilmente non lo è, ok? Quindi se andiamo ai capostipiti, no, loro regalano sempre, capito? Regalano qualcosa di autentico, ok? Bene, procediamo, sono d'accordissimo. Poi lì si aprirebbe, non dico niente perché sennò si apre un È brava, no, capitolo. ma l'ho visto che non hai detto niente apposta. E Se no apriamo un capitolo e finiamo domani la sei pomeriggio. dovuta mandare giù, hai fatto. Esattamente. Si è visto, si è visto. Vai pure, Giussi. Sì, Allora, vabbè. no, a metà degli anni 80, andiamo avanti un attimo col racconto, ho scoperto, grazie a un grande art director, un tipo completamente pazzo, un criminale veramente, però ho scoperto grazie a lui, si chiamava Mario De Stefanis e pubblicava un giornale, si chiamava Diva, ho scoperto che la luce, che prima avevo, come dire, relegato alla pura possibilità di scattare che venissero le foto, o più o meno, diciamo, invece di fatto avevo un potere di racconto emotivo straordinario. Ok? Quindi andammo ad Haiti col banco ottico e incominciamo, per esempio, qui si vede una foto. Adesso le ho messe perché sono affezionato, per esempio, nel libro, quasi il libro inizia con queste foto, che cronologicamente certo non sono le prime, ma sono le prime dove, forse ingenuamente o malamente, però avevamo cercato di raccontare, qui si vede poco, ma la storia di una relazione tra una lui e un lui, una lei e un lui, in questo ad Haiti, attraverso proprio la luce, no? Cioè i chiaroscuri della luce. E poi dopo questo sono andato avanti, naturalmente, e sono diventato un fissato della faccenda, perché anche, diciamo, nel ritratto, adesso, quando insegno, faccio tutta, dico una serie di cose che non avrei forse mai pensato di dire una volta, perché ci sono una serie di ingredienti nel ritratto che vengono spacciati per necessari, l'empatia, tutte quelle cose che sembra che stai diventando uno psicologo o che dovresti avere una laurea in psicologia. Per carità di Dio, a me mi interessa solo la laurea nella luce. Allora, per esempio, adesso metto una carrellata di tratti, vabbè, questo diciamo va da sé che questa luce è significativa. Questo è Musatti, padre della psicanalisi italiana. Io in realtà quella luce che il mio direttore magnificava come un'idea geniale perché era il suo inconscio, in realtà era l'unica che c'era, però ci sta, dai, va bene, ci può stare. Quindi dove la luce è molto significativa, andiamo ancora avanti. Ecco, Stallone nella giungla, no? Nel senso, per me Stallone è Rambo. Allora, quando io ho fotografato nel giardino di Gianni Versace in Via della Spiga e il sole passava dagli alberi, ho detto fermo, perché io voglio raccontare la tua rambitudine, diciamo, no? Anche oggi che sei vestito da Versace. E Ti andiamo avanti. posso chiedere una cosa? Perché vedendo, stavo guardando appunto questo speciale di Sky Arte che è molto interessante, consiglio anche a chi ci segue, insomma, di vederlo. Tu parli di questo momento in cui, passando a lavorare con Amica, hai iniziato a lavorare anche con il banco ottico e mi Sì, per interessava molti questa idea. anni, cioè. Sì. E mi interessava questa idea che sempre rispetto un po', insomma, alla scelta della macchina, che può sembrare un tecnicismo da un certo punto di vista, però in realtà non è così, perché è un cambio di approccio, e questo l'ho vissuto anche io nell'era, diciamo, appunto pre-digitale, quando facevo scuola. E tu dici, a un certo punto, anziché, diciamo, era proprio un approccio diverso, anziché fare una serie di foto, cercavo la foto definitiva, il ritratto definitivo. E questa cosa secondo me è molto interessante. Cioè, in che modo, cioè, che cosa intendi tu per ritratto definitivo della persona e in che modo anche lo strumento che usi, che io una risposta ovviamente ce l'ho, però insomma, No, certo, molto volentieri. Allora, guarda, se vogliamo, possiamo, potremmo,
scendere, diciamo, cioè skippare delle foto, quindi andare giù. Skippiamo questo un attimo, semmai ci torniamo, tanto Sì, non c'è problema. possiamo. Questo era una parte su. Ecco, ok, torna indietro di una ancora. Lo Ok, fate troppo presto, domanda. qua mi Ok. si vede Giovincello col mio banco. Allora, quando per esempio, vedi come tutte le cose, i linguaggi, no, si intersecano. Per esempio, Amica era basato su Interview di Warhol, ok? Quindi un grande giornale, non l'Amica di oggi, l'Amica degli anni Ottanta, un grande giornale. Con un'intervista e un personaggio. Andiamo nella pagina seguente. Ok, per esempio, questa si presentava graficamente con la pagina sinistra di testo dell'intervista, la pagina destra la foto, grande. Quindi la foto occupava un sacco di spazio e proprio perché Pietroni, che era l'inventore, il direttore di Amica e di altri giornali, non voleva cazzate, cioè foto mezze mosse, sgranate, capito? Non era interessato affatto all'impressionismo fotografico. Niente. Lui voleva qualcosa di fisico, tridimensionale, no? In un certo senso di iconico, ieratico, capito? E il suo giornale ti dava la possibilità di farlo perché lui ti pubblicava una sola foto grande e alle volte una piccola di giro. Ma per esempio qui per fotografare l'Allegra Caracciolo Agnelli a casa sua, col banco ci mettemmo tipo 6 ore a preparare questa foto, perché bisognava mettere i flash, le cose, cioè tutto diventava una scelta estremamente conscia del fotografo, capito? Quindi possiamo andare avanti ancora con le foto. Questo è tutto il lavoro che ho fatto con il banco. E devo dire, recentemente ho ritirato fuori il banco e forse adesso se trovo le date farò un corso che si chiama Filosofia del Banco Ottico, perché oggi non ha senso scattare col banco, secondo me, ma ha senso usare il banco per capire la sua filosofia e travasarla nel nostro agire, capisci? Perché io ho avuto una studentessa che ha avuto una crisi di nervi perché io gli ho chiesto di usare il cavalletto, no? Invece qua rendiamoci conto, non solo che qua ci vuole per forza il cavalletto, ci vuole per forza la luce, qui figurati con la diapositiva, ciao, cioè era 60 ASA, 64 ASA, vedi tu. Quindi bisognava credere in quella cosa in modo assoluto, capisci? Se no non veniva, non è che veniva un po' meno bene. Ma infatti adesso c'è un po' no, la questione che magari si scatta, scatta, scatta e non c'è quella abitudine. Io ho fatto a scuola ancora, mi avevano insegnato il SINAR, un banco ottico Certo. svizzero, importantissimo, insomma, anche molto meticoloso e maniacale, volendo, no? No, infatti Sinar è troppo da still lifeista svizzero, cioè Eh sì, in questo caso, per esempio, se lo non usassi il per mio. questi dati mi impaccerebbe. Non il mio, diciamo, però ho tuttora una fascinazione per una forma di calma nello scatto, che in realtà negli ultimi anni poi ho riportato anche nel digitale, perché non riesco più, non ne faccio 100.000, non ci riesco, cioè devo proprio, faccio anche un lavoro diverso, anche io rispetto ad anni fa, in cui anche io mi occupavo più di fotografia documentaria, adesso mi occupo più di, diciamo, fotografia personale, concettuale, non so neanche io come chiamarla, d'arte, vabbè, non parliamo d'arte, ma insomma, comunque è un, cioè quella cosa lì di aver provato anche il fatto di dover stare fermi e di preparare. Se andiamo alla schermata successiva, la foto di Moravia a destra sono due scatti ed è forse una delle foto che negli anni, oggi ora meno, però in quegli anni io ho venduto in tutto il mondo, ok? Benissimo. E sono esattamente due scatti perché lui era così, sarebbe comunque rimasto così, è la foto della nostra non comunicazione. È una foto che a me piace molto, ma soprattutto sono due scatti,
lo chassis 1, clic 1, 2, fine della trasmissione. Quindi quella di Vasco saranno 4 o 6, perché quella di, io dopo aver passato tutto il giorno insieme a Vasco avevo capito che un po' gli piacevano le ragazze. Allora ho detto, quasi quasi gliene metto una là dietro. Però era un'idea che confluiva in una energia unica, proprio perché non la disperdevi in altre fotografie. No, è una questione, è un approccio, un tipo di approccio, secondo me, comunque, che è anche utile attraversare. Dove andiamo adesso? Avanti o indietro? Dimmi tu. Aiuto, dunque vediamo. Adesso allora, finiamo il 10-12, allora andiamo giù. Allora, qui per esempio mi faceva un po' ridere, specialmente la foto di destra. La foto di destra è una foto che oggi facciamo col telefono, perché questo sono io mandato per qualche servizio a Londra e solitariamente nella mia stanza, così affascinato un pochino dal televisore, le luci, così faccio una foto ricordo della mia stanza col banco, cioè tira fuori il cavalletto, cazzo, apri la macchina, prendi la pellicola, lo chassis, quello che adesso facciamo in veramente una frazione di secondo con il telefono. Però questa è rimasta, ti è rimasta ed è qua. Sì, questa è rimasta, sì, certo. Poi, vabbè, questa per finire, questa è un'esercitazione a fuoco vero, quindi con veri proiettili e vere bombe a mano, fatta in banco ottico con gli incursori della Marina, senza assistente. Cioè, tipo è una specie di cosa assurda, ma io oggi non sarei assolutamente più in grado di farlo. Però, per esempio, questo è un caso completamente iperbolico, cioè non ha senso, non ha senso. Ma secondo te non ha senso per le dinamiche adesso del, diciamo, no, del... non ha senso perché è una cosa che non c'è una spiegazione come sia venuta a fuoco, come sia venuta col tipo che si cala dalla corda, la bomba che scoppia con i detriti. L'unica spiegazione è credere in quella macchina. Cioè, se tu credi in quella macchina, questa foto può succedere. Ma non ci devi credere, perché adesso nessuno crede nella sua macchina. Pochissimi. Tutti usiamo delle macchine, ma non crediamo in quella macchina. E il fatto di credere contro ogni logica che quella macchina farà quella foto ti porta completamente su un altro livello. Ma la questione dell'errore anche, no? Per esempio, per me era una questione che c'erano degli errori che poi potevano, che ti stupivano, no? Per me la questione più faticosa forse è stata proprio che io ho fatto scuola mentre ho studiato, insomma, ancora con l'analogico, e lì uscivano degli errori. E poi dagli errori ti immaginavi delle cose, ti immaginavi degli stili, cioè lasciavi, eri costretto a lasciare anche qualcosa a una percentuale di casualità, no? E il passaggio al digitale è stato invece questa cosa di ipercontrollo che devo dire che con il mio carattere non va d'accordissimo, ecco. Preferivo una... diciamo comunque una maggiore anche percentuale di errore, mettiamola così, no? Cioè che dava anche un po' di pepe a quello che uno stava facendo. Quindi non so, hai avuto anche tu questa impressione sul digitale che l'errore un po' manchi? Allora che l'errore manchi nel digitale è quasi un eufemismo, cioè fare una foto sbagliata devi sudare, capito? Perché non... io sono sincero, sono un grande empirico, cioè non so niente, però per esempio nel banco ottico io esponevo i secondi, li contavo così, cioè io sentivo la pellicola che si impressionava. Ma io non posso pretendere che sia così per tutti. Quello che voglio dire è che è importante, e questo non lo facciamo, ma io ai miei studenti dico, io oggi torno da aver corso in motocicletta in pista, ok? Allora dico questo ai miei studenti, fatevi male, cioè fate degli sport estremi, cioè bilanciate
questo mondo che guardate attraverso uno schermo, non c'è niente di male, oggi è così, va bene così, però bilanciatelo costeggiando il fallimento e la frattura della tibia, perché altrimenti non saprete mai chi siete, non saprete mai quanto coraggio c'è nel vostro polso, magari ce n'è poco, ok, ma almeno lo sappiamo. Perché la prima cosa che tu impari quando scendi in pista con la moto è che vanno tutti più forti di te. Bene, dove andiamo? Andiamo sulle ultime, perché vedo che l'orario è così, poi dopo sul Piano, sito che piano, abbiamo lungo. piano, piano. Allora, possiamo scendere. Allora, questo qui era un capitolo dedicato alla Rolleiflex, ma diciamo è un capitolo che ha un suo senso. Possiamo tenere qua un attimino la Ah questione. no, io ce l'ho una domanda su questo, Sì, in realtà. certo. Tu a un certo punto dici che, a un certo, che ti sei. Ah, forse non era su questo, però aspetta. Il fatto di. No, non era su questo. Andiamo avanti, scusami. No, dillo perché forse è su questo. Allora, c'è un momento in cui tu decidi di lavorare nella moda come una relazione tra persone, quindi non il vestito in sé, ma la relazione, che è questo. Poi c'è un'altra domanda su un altro che c'è dopo. Perché ti sei spinto? Cioè, perché a un certo punto hai deciso che doveva essere questo? Allora, sì, no, no, le foto sono, credo, giustamente siamo nella zona giusta e anzi questa schermata ci va benissimo. Allora, diciamo che io sono stato. Forse io sono stato sempre un fotografo di moda, anche quando non neanche lo sapevo, perché l'idea dello stile, gli abiti mi sono sempre piaciuti, ho speso sempre un botto di soldi nelle scarpe, perché mia madre mi comprava quelle di Bata, io invece volevo quelle col tacco, capito? E quindi ho un rapporto con tutta la faccenda molto personale. Però è vero che venendo dalla periferia, per molto tempo io ho in una qualche maniera desiderato di arrivare in centro, ok? Venendo dalla periferia, tu vuoi diciamo avere il successo e vivere in centro, ok? E sicuramente ci sono riuscito a un certo punto. Però in centro c'è un prezzo da pagare, cioè che tu parli di qualcosa che non conosci, capisci? E quindi dopo un po' ti vedi costretto ad imitare quelli che del centro, caspita, ne sanno, perché vengono da lì, capisci? Allora lì ho messo tutto in dubbio, tutto in gioco, grazie a un incontro con Peter Lindbergh, che dopo, vabbè, dico sempre, magari lui mi ha mandato a New York perché voleva togliermi dalle palle, cioè era stufo di vedermi, e mi ha detto, no, no, ma con queste foto andare a New York. E io ci ho creduto, pensa che pirla. E sono andato. E là ho, però, per esempio, anche lì, no? Io lavoravo bene, facevo pubblicità, cataloghi, lavoravo per Versace, insomma, avevo, diciamo, per venire, caspita, dal motorino ad Apioltello, caspita, cioè non potevo mica lamentarmi, però non mi piaceva, capito? Le foto che facevo mi avevano stufato perché erano ben confezionate, ma non vedevo la mia poetica là dentro, non sapevo veramente di cosa stavo parlando. Allora ho dovuto cambiare macchina, perché non si può fare quella roba lì. Ho dovuto cambiare anche automobile, ho dovuto cambiare tutto per trovare la mia poetica, perché non la trovi usando la tua Mamiya RZ come la usavi prima perché la usava l'Oliviero, capisci? Devi andare da un'altra parte. E allora ho tirato fuori la Rolley e ho sviluppato in questo quadrato, che poi per lungo anni ho imposto ai giornali per i quali lavoravo, se volete quadrata, se no facciamo a meno anche di farle. Poverini, loro le facevano, capito? Stravolgendo gli impaginati, grafici, Grazie. pensando: ma che cazzo è questo? Sto rompicoglioni con sto quadrato. E nel quadrato ci stavano da Dio due persone. Ci stavano da Dio, non solo ci stavano, ma io anche questa relazione, io tu, tu, io tu, mi aveva stufato anche quella. Ho letto un libro
che mi ha aperto la mente, non è di fotografia, si chiama La dimensione nascosta, è un libro che parla della prossemica e io sono, cioè mi è esploso il cervello e sono entrato in questa idea, diciamo, di ritornare quasi a un reportage in un certo senso, no? Però con tutti i canoni, conoscitivi del linguaggio della moda, capisci? Pur avendoli molto stravolti. E poi sì, e quindi ho lavorato molto bene per molto tempo. Andiamo pure avanti. Aspetta, che mi è uscita una roba qua. Ecco, qui sono tornato a Quartoggiaro a fare le foto, ed è con queste foto della periferia, che poi ho avuto un buon successo in America, perché loro questa roba non l'avevano mai vista, non, proprio non c'era, capito? Non c'era proprio. Quindi tu mi hai detto l'altra volta che ci siamo parlati, cioè che a un certo punto hai riportato il mondo in cui eri andato, cioè hai riportato le periferie dentro quel mondo che conoscevi, cioè ti sei riavvicinato a qualcosa che sentivi più vicino, no? E in questo senso anche, questa è anche una delle ragioni per cui ti ho invitato, proprio perché penso che ci sia stato comunque fare un lungo giro. E a un certo punto, però, poi quello che tu sei, no? Che tu lo dici spesso, insomma, quello che senti ritorna dentro, non più in forma di reportage, ma in forma di fotografia di moda, che però ha degli stilemi che comunque sono quasi di una fotografia, diciamo, rubata, no? Quasi in alcuni casi, no? Anche per esempio solo questa immagine. Sì, certo, è molto staged, ma io sono sempre stato molto attratto dallo staged, però era estremamente faticoso lavorare così, perché naturalmente dovevi trovare il modo di far perdere a questi ragazzi che sono modelli professionisti tutte le loro impostazioni. E credo che io, dopo un certo tempo, ho smesso di lavorare così con la Rolle. Addirittura usavo un flash che non funzionava, cioè che funzionava 3 volte sì e 10 no, in modo da perdere qualsiasi credibilità rispetto ai modelli. Cioè loro pensavano che non venivano le foto, capito? Ed è per questo che hanno quest'aria così, così, cioè, capito? Perché pensano, vabbè, oggi è andata così, almeno mangiamo. Amen, capito? Era molto stressante, era un modo di lavorare stressantissimo. Andiamo, procediamo. Oh, e qua chiudiamo, cioè, nel senso, pensavo di chiudere così, siccome all'inizio, e tra l'altro invece ne abbiamo parlato all'inizio, vabbè, non importa, però parlavamo della mia posizione, che è un po' particolare, no? Che quindi un fotografo, che non sono l'unico ovviamente, però diciamo, di un certo tipo di fotografo che ha vissuto pienamente sia l'epoca analogica che quella digitale. E allora la questione lì si pongono delle scelte, ma io alla fine lavoro normalmente con la tecnologia digitale, ci mancherebbe altro. Però anche nel mio libro c'è un capitolo che si chiama Vero, non sono le foto che forse in parte sono diverse. Quello che io ho sempre considerato vero, e allora io qua ho messo un po' provocatoriamente la foto di un funerale, di un manifestante, scusa, di un militante di estrema sinistra ucciso sotto casa da picchiatori della fazione opposta. Quindi per me questo, back nella fine degli anni 70, questo è vero. Cioè, è vero perché è una notizia, perché è successo, perché io la partecipo come vero, ok? Quindi e lo fotografo come una verità che esiste. Poi, nel tempo, mi sono reso conto che c'è una grande parte, o cominciava a esserci, una grande parte, che ti diceva, sì, forse non è vero, ma è verosimile. Questa foto è una foto che ritrae Armani, è una foto realizzata per un giornale giapponese. I giapponesi sono estremamente esigenti, vogliono solo il meglio da te. Allora, c'è questa foto, si vede
con Del Piero, poi c'è Pirlo e Cannavaro, no? Là dietro. Quindi dai, una bella scena di loro che insieme. Ma la verità, andiamo alla foto dopo, è un'altra, cioè questa, cioè nella vera foto c'è solo Armani e Del Piero e degli altri sconosciuti là dietro. Quindi, però, quelli che io, torniamo là di nuovo, quelli che ho messo dentro, è che erano in un'altra festa, erano in quella festa, ok? Quindi, come dire, non c'è una vera bugia, ok? Però magari non erano lì in quell'istante, ok? Quindi è verosimile. Verosimilmente questo è successo. E anche questo mi taccio. È vero, se vai avanti, perché sennò apro No, altre e poi vado domande. in verosimile, ma per esempio, questo è stato questa foto che viene da un servizio più esteso, è stato veramente per me uno sliding door. Cioè, abbiamo fatto questo servizio di moda dove con la prima, sai, con le prime 5D così, questa roba qui veniva in 2 minuti, capito? Perché non ci vuole niente a fare sta roba. E ovviamente sembrava aprirsi un campo enorme di possibilità, no? Di inverosibilità. E E adesso invece lì ancora io ho più. deciso, ed è stato proprio lì che ho deciso che no, che io non l'avrei fatto, cioè sarei rimasto in periferia. Adesso vabbè, questa è sempre la parentesi che non volevo aprire, cercherò di aprirla solo così, uno spiraglino, no? Adesso poi con la questione delle immagini create con l'intelligenza Possiamo artificiale. andare, scusami, possiamo andare sulla prossima? Con l'intelligenza artificiale, cioè, comunque abbiamo questo un'ulteriore possibilità, diciamo, che si apre, e c'è comunque una scelta da fare, secondo me, no? Un po' come dicevi tu adesso, se stai nel campo del vero, del verosimile o dell'inverosimile, a livello artistico, lavorativo, secondo me uno deve un po' scegliere, che non vuol dire non cambiare, perché adesso io non so se ci sono domande, non so se Giusy hai qualcosa, se me le puoi mandare, ma ti rapisco ancora 5 minuti, Tony, perché ho. Allora, intanto ti volevo chiedere questa cosa. Nella tua carriera hai attraversato tanti territori, no? Quindi hai attraversato il reportage, il ritratto, la moda, moda fatta in diversi modi, scusami, il bisticcio, eccetera. Cioè, questa cosa per te è stata una difficoltà nella tua carriera o è stato invece qualcosa che è andato liscio, diciamo? Perché, per esempio, nel mio caso, io che da sempre lavoro sia su dei progetti, per esempio, di autoritratto o dei progetti, diciamo, più artistici, anche se questa parola ancora non mi convince, e poi ho lavorato sulla fotografia documentaria. Per me erano due, diciamo, e sono tuttora due punti molto forti del mio interesse e della mia personalità. Quindi levarne uno per me sarebbe stato come amputarmi un braccio, no? Però poi c'erano persone, tra foto editor, critici, eccetera, che poi dicevano: no, però devi scegliere una cosa e quella devi fare tutta la vita, fondamentalmente. Quindi tu invece questi passaggi, insomma, come li hai vissuti? Ma guarda, dici una cosa, io tra l'altro poi anche qui, certo, io come dire, sono stato tutte queste cose e in più sono stato anche un fotografo che ha esposto in mostre dove la fotografia, come dire, veniva elevata a rango, come dire, di arte contemporanea e dove sicuramente molto. Molte persone avranno pensato, ma questo qua che cazzo fa qua? Cioè, capito? Perché questa è una cosa solo molto nostra italiana, capisci? È una Assolutamente. cosa nostra, Assolutamente. no, e io me ne sono sempre fregato, ma non perché, cioè, perché io non, in realtà non credo che esista un problema rispetto a questo, capito? Esiste una tua evoluzione delle cose che vuoi fare. Per esempio, io ho
ho raccolto nei 50 anni, puoi immaginare, avrò scattato qualche paesaggio. Mo il mio, adesso quando finisco questo, il prossimo libro che voglio fare è di paesaggi, ma perché non posso fare un libro di paesaggi? O perché sono stato un fotografo di moda, di ritratto? Ma io ho fotografato pubblicità per la Volkswagen, cioè ho fatto automobili come piovesse, sempre con le persone, eh. Però io dico sempre, ma io, la verità è che io sono semplicemente un esperto della distanza tra le persone. Posso fare tutto, perché io so di cosa stiamo parlando. Lo posso declinare in una pubblicità o in quello che voglio, capito? È arrivata una domanda, Matteo Franco, non so quale sia il nome e quale il cognome. Se posso una domanda, Tony, quanto l'ambientazione e la scelta della luce può ritrarre realmente, anche non inquadrando direttamente il soggetto? Può considerarsi ritratto anche solo un dettaglio? Questo lo diceva Fontana a Mulas. Caspita, Ugo, sei venuto per l'ennesima volta a farmi ritratto e mi fai la faccia. Fai la fibbia della mia cintura. Ed è una foto meravigliosa della fibbia della cintura di Fontana. Quindi, se lo dice Fontana, direi che. Senti, un'altra cosa che mi ha colpito, insomma, che avevi detto in una delle tue interviste, è che il senso del mio ritratto è che noi stavamo lì assieme. Cioè, che Non è so molto se è riduttivo, eh. interessante. È riduttivo, l'hai detto te, però. No, no, è perché è così, è così, è così. Ok, un po' quella cosa che dicevi prima che. Se siamo lì in quel momento, no? Allora, se io mi occupo della luce sul tuo naso, questo è quello che posso fare per te, capito? Non ti posso estrarre un dente, non posso fare altre cose. Non posso capire la tua anima, non posso capire niente, però posso illuminarti molto bene il naso, non è male. È già qualcosa, dici È tu. già qualcosa. Allora, mi sa che abbiamo un'altra domanda. Il banco ottico è il momento di ritorno della pellicola? Sono un po' anti-intelligenza artificiale? Ciao ragazzi, li conosco bene, faccio dei workshop da loro. Ciao. Sai che non lo so, nel senso che so troppo poco dell'intelligenza artificiale. Credo però che non è importante mettere una cosa contro un'altra, hai capito? O versus qualcos'altro, quanto seguire ciò che ci appassiona. Per esempio, io penso questo: se tu sei uno intrippato con le potenzialità digitali, cioè penso a un grande come Nick Knight, no? Nick Knight, che è un fotografo straordinario, che è partito anche lui da fotografare in bianco e nero i rockabilly di Londra negli anni 50. Oggi fa le foto col telefono. Quello, quando ha capito che c'era l'intelligenza artificiale, non gli sarà sembrato vero, perché lui gli piace da pazzi quella possibilità lì. Cioè, e lui farà cose sicuramente notevoli in questo, non solo lui, ma sicuramente chi ha una passione per questo. Ma è come dire, io ho passione di andare in moto, improvvisamente andiamo sulla gru, io ti dico, senti, preferirei andare in moto se non ti dispiace. Cioè, sulla gru ti piace a te, vacci te, che me frega. No, sì, penso che il discorso fosse proprio sulla questione della presenza, perché cioè, ovviamente queste immagini che vengono create con l'intelligenza artificiale non richiedono la presenza, richiedono un esclusivo lavoro intellettuale, no? Mentre storicamente quello che noi intendiamo per fotografia è un esserci, no? Appunto da cui dicevo il mio ritratto, siamo io e lui che stavamo nello stesso posto, no? Questo ti risponde un po' all'intelligenza artificiale, cioè per me, dopo invece l'intelligenza artificiale saremo io e il mio computer che ci inventiamo delle cose, ma perché no? Ma va bene, però certo non saremo due persone in una stanza, ecco, questo no. Quello sì. Senti, io faccio la mia domanda di rito, che è co cosa fai durante il giorno? Com'è com'è la tua pratica artistica? Rispondo a delle mail ormai, non faccio quasi altro, cerco di districarmi, cerco di, come dire,
La mia giornata, sì, no, sono molto piene le mie giornate. Insegno molto, molti studenti. Domani, per esempio, ho 2 giorni full immersion. Viene una persona e facciamo questa cosa. Se no, come tutti, oggi la gestione dell'archivio, per esempio, delle richieste che vengono fatte a un fotografo che ha come me magari tanti anni alle spalle, la gestione di questo purtroppo occupa molto tempo. Dico purtroppo perché, ma io in un certo senso in questo momento non ho così tanta voglia di fare fotografie, onestamente, non è che me ne frega così tanto, ho più voglia di scrivere, per esempio. Adesso forse trovo 3 giorni. È saltato un lavoro, quindi trovo 3 giorni e sto pensando di andare dove vado in campagna a scrivere, anche perché sto libro tocca finirlo, se no la gente comincerà a prendermi in giro, cioè a pensare qui è un farlocco, sono anni che parlo. Mi scrivono, non so da chi, però bellissimo lavoro, complimenti, molto profondo ed eclettico. Il lavoro sulla moda è stato un altro modo di raccontarsi quali i prossimi progetti? Allora, quali prossimi progetti lo abbiamo detto, a parte, diciamo, Questo poi il libro, quando ce lavoro. l'aspettiamo però, Tony? Quando arriva questo libro? Dacci un Esatto, secondo me io lo tempo. voglio chiudere l'anno prossimo, magari Ok. esce alla fine dell'anno prossimo o in primavera di quell'anno, speriamo. Ok, e No, invece. la moda, caspita, sì, come diceva Newton, ma se io non faccio fotografo di moda, chi è che mi dà tutti quei soldi per andare lì alle modelle, i vestiti, i parrucchieri, i truccatori, cioè lì è come se ti danno un potenziale, adesso non te lo danno quasi più, a parte se non sei nell'elite di quei 10 a cui ancora danno questa possibilità, non puoi fare niente, ma noi potevamo giocare con questa roba e insomma anche esprimerci con tutto questo, certo. Ok, se non ci sono altre domande, mi sa che noi siamo arrivati ai saluti. Io ti ringrazio, è stato molto interessante e molto divertente chiacchierare con te. Tony, aspettiamo news su questo libro. Stay tuned, come si dice. Stay Siamo tuned. tuned. Stay tuned. Ti ringrazio ancora. Io prima di salutarvi volevo ricordare che abbiamo ancora un appuntamento, vi faremo sapere insomma le date appena possibile. E vi volevo ricordare che a chiusura diciamo degli incontri di Self Portrait as Myself ci sarà terrò un workshop l'11 e il 12 novembre a Milano alla Fabbrica del Vapore. E per tutte le informazioni potete scrivere a Fondazione Forma. Io ti ringrazio di nuovo, Tony, ringrazio Grazie tutti. a te Simone, grazie a tutti, grazie davvero. E buona serata, ciao, Grazie anche grazie. a voi, a tutti, ciao.